il regime totalitario nazista, due, e quindi sempre questione di come Hitler riuscì a incrementare ulteriormente il consenso a suo favore. Allora, riprendiamo dal momento in cui Hitler diventa capo dello Stato nell'agosto del 1934, dopo la morte di Hindenburg. Quindi in quel momento assume la carica, si autoproclama Führer in base al già teorizzato Führer Prinzip, il principio del capo, secondo il quale il Führer, quindi lui stesso, Hitler stesso, incarnava al tempo stesso lo Stato e l'intera società, l'intera popolazione. Quindi la sua volontà individuale, ipso facto, era per ciò stesso, era la volontà di tutti, la volontà di tutti i tedeschi, diventava la volontà di tutti i tedeschi. E tutti i tedeschi naturalmente dovevano pensare che quello che decideva Hitler era quello che loro volevano, e quindi obbedire ciecamente. Finisce in questo modo, ovviamente, la Repubblica di Weimar e viene fondato il Terzo Reich, il Terzo Impero tedesco, dopo, no, ricordate, il primo, quello germanico medievale, il Sacro Romano Impero medievale, il secondo invece, il Secondo Reich, è nato nel 1871 dopo la guerra franco-prussiana e terminato nel 1918 dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale. Inizia Terzo Reich uguale totalitarismo nazista, stato totalitario, quindi in questo senso il Terzo Reich è radicalmente comunque diverso dal secondo e a maggior ragione dal primo. E già vi ho detto che i pilastri dello stato totalitario nazista, ma vale anche per quello che vi dico, per lo stato totalitario sovietico e in parte per lo stato semi totalitario fascista, che poi esamineremo subito dopo, ovvero primo pilastro, la repressione poliziesca capillare, una sorta di inquisizione politica. In secondo luogo, l'associazionismo di partito, del partito Stato, e più in generale una propaganda pervasiva, adesso poi ne riparlo meglio. In terzo luogo, la politica estera di tipo espansionistico. In quarto luogo, la politica economica di straordinaria ripresa, ma vedremo poi come. E in quinto luogo, l'attuazione del programma antisemita, cioè la persecuzione sempre più radicale degli ebrei, ovvero l'uso degli ebrei in quanto capro espiatorio. Allora, il primo punto, la repressione, l'abbiamo già esaminato, forse c'è da aggiungere che avveniva anche attraverso la delazione, da come nell'ambito dell'Inquisizione cattolica del 400, del 500, del 600,
non avveniva solo attraverso, no, i corpi militari preposti, in particolare la Gestapo, ma anche attraverso la delazione dei cittadini. No, i cittadini erano incitati a denunciare qualsiasi sospetto di dissenso, di critica nei confronti del regime, e spesso questo avveniva, no? Avveniva effettivamente. In secondo punto, l'associazionismo, la propaganda. Vi ho parlato l'altra volta appunto dell'associazione di tutti i lavoratori dipendenti, no? Ovvero la forza attraverso la gioia, questo che organizzava il tempo libero, che naturalmente organizzava l'indottrinamento al tempo stesso, no? Perché, ma ancora più importante da questo punto di vista era l'associazione dei giovani, a partire dai 6 anni fino ai 18, perché chiaramente lo scopo di Hitler, ma anche di Stalin, di Mussolini, era di forgiare le nuove generazioni, perché ovviamente si pensava che fossero quelle più malleabili, quelle che potevano essere appunto meglio indottrinate e quindi potevano diventare, no, dei militanti militari del partito Stato, perché questo era, no, l'obiettivo poi finale. Quindi, gioventù hitleriana. Pensate che a 10 anni i bambini, non solo i soldati, gli ufficiali giuravano fedeltà a Hitler, ma i bambini a 10 anni facevano nelle scuole, perché ovviamente la scuola rientrava pienamente poi nel sistema, no, di manipolazione delle coscienze, di indottrinamento nazista. La storia ovviamente era una storia nazista, la filosofia una filosofia nazista. Comunque, i bambini a 10 anni già dovevano giurare a Hitler che non solo gli avrebbero obbedito perché lui era il salvatore della Germania, ma che erano pronti a sacrificare la propria vita per lui. Ma oltre alle associazioni importantissime, no? Vi era la propaganda più generale, una propaganda pervasiva che usava metodi tradizionali, ma neanche poi, ovvero tradizionali entro certi limiti, tipo le grandi, no, manifestazioni adunate di massa, con però organizzate in base a una coreografia precisa che esprimesse la potenza del regime e quindi, no, in questo senso attirasse, coinvolgesse, seducesse tutti coloro, non solo coloro che vi partecipavano e quindi si sentivano parte di questa potenza, ma anche coloro che poi ne ricevevano notizia, che ne vedevano le foto, no? In questo senso Hitler fece costruire degli edifici monumentali classici, neoclassici, bisogna riconoscere anche bellissimi, che ovviamente facevano da cornice, no, sempre però per esprimere un'idea imperialista, no? L'aquila era il simbolo, poi insieme alla croce uncinata, no, l'aquila imperiale era il simbolo fondamentale appunto dello Stato totalitario, ma a questo livello naturalmente ebbero un ruolo importantissimo, preminente, le Olimpiadi di Berlino del 1936, no, che ovviamente furono organizzate nel modo più maestoso possibile, immaginabile, proprio appunto per propagandare nel mondo il regime nazista. Peraltro, come credo sappiate, Hitler dovette subire lo smacco delle 4 vittorie del grandissimo atleta afroamericano Jesse Owen, che batté ovviamente tutti i suoi concorrenti ariani tedeschi super selezionati. Avete presente? C'è un bellissimo film, interessante, Race, no? Race, scritto Race, che
gioca sul doppio senso della parola, che vuol dire sia razza sia, sia corsa, no? Qualcuno di voi l'ha visto? Sì. Ok. Bene, però la, la propaganda nazista, ma anche stalinista, ma anche fascista, fu affidata soprattutto ai, ai nuovi mezzi di comunicazione di massa, e cioè la radio e il cinema. Ancora non c'era la televisione, i regimi stalinista, nazista, fascista furono abilissimi a usare, no, la nuova tecnologia telecomunicativa, no, nuovi sistemi, appunto, nuovi mass media, e quindi, no, chiaramente permettevano una diffusione delle idee del regime e delle iniziative che era impensabile nel, nel passato, no? Per esempio, adesso in Italia, ma lo stesso si faceva altrove, appunto si faceva in Unione Sovietica, nella Germania nazista, i discorsi di Mussolini venivano trasmessi attraverso la radio, e in tutti i municipi, i podestà dei municipi, no, adunavano la gente nella piazza del municipio dove c'era la radio con gli altoparlanti, che riportava il discorso di Mussolini, no, sul balcone di Palazzo Venezia, a Roma, no, dove c'era invece la cosiddetta adunata oceanica, no? Naturalmente la retorica basata sull'iperbole si sprecava, no? Cioè, tutti i discorsi, no? La retorica dei regimi totalitari è una retorica iperbolica, no? super iperbolica. Ma detto questo, no? Non solo la radio, anche il cinema, no? Sia Hitler, sia Mussolini, sia Stalin promossero, erano anche amanti loro del cinema, e promossero. Mussolini in Italia si faceva fare anche i cinegiornali, no? Ogni film era preceduto da un cinegiornale che erano, invece che in TV, al cinema, che riprendevano le sue imprese, no? Quando tagliava il grano, che poi erano appunto basate sul culto della personalità del capo. Il capo alla fine è oggetto di un culto religioso, il capo è infallibile, appunto, Führer Prinzip, non si sbaglia mai, quello che vuole lui è quello che vogliamo tutti, perché è sicuramente la cosa giusta, la cosa migliore, è infallibile. Ok, ma abbiamo detto poi politica estera, terzo elemento di consenso, terzo fattore di consenso, la politica estera. Naturalmente dovete vedere poi le connessioni, no? La politica estera, i successi della politica estera venivano, no, poi propagandati attraverso la radio, attraverso il cinema, eccetera. Ne parleremo meglio poi per analizzare il processo che porta allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, però innanzitutto Hitler immediatamente denuncia, cioè straccia, rigetta il Trattato di Versailles e quindi gli accordi di Locarno, no? Nei quali la Germania aveva ufficialmente accettato le condizioni di pace stabilite a Versailles nel 19. Gli accordi di Locarno erano stati nel 1925, quindi, no? E infatti subito dopo Hitler inizia il riarmo dell'esercito, l'espansione dell'esercito, che era stato, se vi ricordate, ridotto a 100.000 soldati armati alla leggera, no, fanteria, quindi niente aviazione, niente artiglieria, niente flotta, no? Quindi inizia il riarmo, occupa la fascia che doveva rimanere smilitarizzata, cioè senza, no, soldati né armi, 50 chilometri rispetto nell'interno della Germania dal confine con la Francia, no? Una fascia di protezione che, in base al Trattato di Versailles, appunto doveva garantire la Francia da possibili nuovi
attacchi, no? Nella Renania, no? Nell'area della Renania. Poi c'è l'espansione nella piccola regione ai confini con la Polonia, la Cecoslovacchia, della Saar, no? Che era stata concessa in usufrutto sempre nelle condizioni di pace, con la vittoria del referendum per l'annessione. Poi l'annessione dell'Austria, no? Nel 1938, c'è già un primo tentativo di annessione nel 1934, che però fallisce, e quello in effetti fu. Nel 1938 c'è l'annessione effettiva dell'Austria, e quindi, no, e quindi poi, subito dopo, della parte diciamo, più occidentale della Cecoslovacchia, quindi, no, tutti ovviamente successi espansionistici che vengono, no, propagandati e che ovviamente soddisfano lo spirito nazionalistico dei tedeschi, che si sentono così, no? Sempre, no? Sempre più potenti, che credono in questa maniera che Hitler mantenga le promesse, ovvero la promessa di trasformare tutti i tedeschi in padroni, se non del mondo, almeno dell'Europa orientale, no? Degli schiavi slavi, eccetera. Politica economica, forse anche è il fattore più importante, perché non solo Hitler riuscendo a far riprendere alla stragrande l'economia tedesca, riesce a riassorbire negli anni la disoccupazione, no, completamente. Nel 38 no, non ci sono più disoccupati, anzi, no, c'è una carenza di manodopera. Quindi, se ricordiamo che, no, nel 30, nel 31, cioè all'indomani del crack di Wall Street, a causa l'incubo dei tedeschi era la disoccupazione. Chiaramente il fatto di essere riuscito, neanche Roosevelt c'era riuscito, di essere riuscito a eliminare la disoccupazione, gli procura un enorme consenso. Come fa? Il problema è come ci riesce, visto che nemmeno Roosevelt c'era riuscito, no? Ancora nel 38 c'erano negli Stati Uniti, sì, i disoccupati erano nettamente diminuiti da 14 a 8, ma comunque erano 8 milioni, insomma, erano sempre. Come ci riesce? Primo, non paga più le rate del debito di guerra alla Francia, no? Quindi ricordate che implicava un'uscita di un quarto del PIL tedesco, no? E quindi ogni anno. In secondo luogo, attraverso il controllo statale dell'economia, attraverso anche usando i piani, non per non sembrare comunista, non fa un piano quinquennale, ma quadriennale, ma in realtà fa un piano economico simile, no? Cioè la pianificazione è come quella sovietica, con una differenza però fondamentale, che, prego. Però, capito, smetti di pagare i debiti alla Francia per sua scelta? O sì, perché... sì, per sua scelta, perché dice basta, i trattati di Versailles non valgono niente, gli accordi di Locarno non valgono niente, quindi io non solo rioccupo la fascia smilitarizzata sul confine, ma non vi pago nemmeno, non vi devo niente, non è vero che... Non ha finito di pagare, cioè ufficialmente... No, avevamo detto che sarebbero andate avanti le rate fino all'inizio degli anni 60, quindi... Dunque, ci ho chiarito, stavo dicendo? La pianificazione. La differenza però fondamentale è che mentre, no, il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, come sappiamo,
statalizza tutte le proprietà, statalizza l'economia, lo Stato. No, Hitler lascia la proprietà privata, si accorda con l'alta borghesia, sia industriale, sia agricola, anche l'antica aristocrazia agricola, i grandi latifondisti aristocratici, gli Juncker, e quindi gli riconosce la proprietà privata, ma ovviamente li obbliga a seguire le sue indicazioni di politica economica. No, quindi li obbliga a produrre i prodotti nelle quantità richieste dal governo nazista. Pianificazione, è questo. Pianificazione vuol dire che è il governo che stabilisce cosa bisogna produrre, quanto bisogna produrre. Terzo elemento, la militarizzazione della forza lavoro, ovvero attraverso il sindacato nazista, il fronte tedesco del lavoro, gli operai, ma non solo, tutti i lavoratori dipendenti, operai, braccianti, impiegati, eccetera, sono militarizzati. Allora, da un lato il salario, salari bassi, compensati ovviamente dai servizi sociali che lo Stato offriva, vedi appunto il dopolavoro, ma anche eventualmente case popolari. Addirittura Hitler è lui che inventa la Volkswagen, la macchina del popolo, cioè in realtà quello fu una promessa che non mantenne, perché scoppiò la guerra e quindi la Volkswagen, invece di produrre la macchina del popolo, quindi la promessa era: avrete tutti i tedeschi avranno una macchina del popolo. Volks vuol dire popolo, Wagen macchina, Volkswagen vuol dire macchina del popolo, lo sapevate? No, Volks, popolo, folk, popolo, folks, del popolo, genitivo, completo di specificazione. Però quello scoppia la guerra, quindi poi l'industria Volkswagen si mette a produrre invece mezzi militari, camion, carri armati, eccetera. Quindi, ma a parte questo, appunto, servizi sociali, però bassi salari, massima totale flessibilità della forza lavoro, quanto, dove lo stabiliva, era tutto stabilito dagli imprenditori in base alle direttive del partito, quindi militarizzazione della forza lavoro. Dunque, potete immaginare, altissima produttività da un lato, grazie alla tecnologia tedesca che era comunque già prima all'avanguardia, probabilmente addirittura proprio al primo posto a livello mondiale. Bassi salari, quindi bassi costi, e quindi potete immaginare, prezzi bassi, profitti alti. Aggiungiamo altro elemento molto importante, ma non è poi quello del tutto decisivo, ovvero i giovani dai 18 ai 25 anni dovevano erogare un servizio civile obbligatorio per 7 anni di lavoro gratuito, quindi manodopera gratis. Dunque, abbattimento. E naturalmente, politica di costruzione di infrastrutture, di opere pubbliche, di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, porti, ponti, che da un lato servivano ovviamente a rendere più competitiva l'economia e anche a permettere poi eventuali azioni militari più efficaci, più rapide e efficaci, ma dall'altro lato servivano appunto a assorbire manodopera, a dare lavoro. Lo Stato imprenditore questo è l'esempio comunque di Roosevelt. Ma
non abbiamo ancora, non siamo ancora arrivati, ci arriviamo adesso al fattore economico decisivo. Il fattore economico decisivo è la guerra, nel senso che tutto, no, tutto la politica economica di Hitler, che così vi ho descritto, però si imperniava sul fatto che lo Stato diventava la parte fondamentale della domanda. Cioè l'economia funzionava prevalentemente, non solo, ma prevalentemente, sulle commesse statali, ovvero sulla richiesta di forniture militari, legate al riarmo, ma poi anche all'espansione dell'esercito tedesco, al suo rafforzamento ben oltre quello della Prima Guerra Mondiale, che già era forse altissimo. Pensate, in questo senso c'è un dato che è chiarissimo: nel 1933 la spesa pubblica, la percentuale di spesa pubblica per le forze armate era il 24%, nel 1939 arriva al 58%, quindi più della metà del bilancio dello Stato era investito in spesa militare. Naturalmente spesa militare si traduce in domanda, perché non era solo la domanda di cannoni, era anche la domanda di abiti, di scarpe, di tutto ciò di cui ha bisogno comunque un soldato. Poi anche già si puntava alla Russia, quindi investito, no? E quindi era, costituiva da un punto di vista economico, domanda per le aziende tedesche, no? Che quindi potevano contare su questa enorme, formidabile domanda. E poi certo, grazie alla grande produttività, ai costi bassi, potevano esportare e quindi essere largamente concorrenziali. Però appunto la conclusione di tutto inevitabile di questa politica economica era la guerra, ma nel senso che non era il fine ultimo, poi era questo.